Maestro Alessandro Grifa, più di un decennio di esperienza nei camp thailandesi, oltre che ancora di più di esperienza nell'insegnare la Muay Thai, nello studiare la Muay Thai, nel praticare la Muay Thai, una delle palestre più rappresentative e prestigiose in Italia. Oltre ad essere stato un onore per noi averlo qui, quello che voglio da lui è un commento sull'esperienza qui al camp, più critica possibile, perché è quello che ci piace sentire per migliorare. Ma di critico sinceramente non è che posso dire molto di critico, è un camp bello, per me fantastico, perché dopo tante esperienze di camp Thai qui è un qualcosa un po' di diverso, si trova quello che almeno io ricerco nei camp Thai, però con anche l'accoglienza comunque sia dell'Italia, dell'Europa, la possibilità di poter parlare, di poter discutere sulle parti tecniche che riguardano la Muay Thai, sia tutto il resto, insomma. Quindi è un qualcosa di aggiunto, di criticare una cosa positiva per me mi viene molto difficile. Vuol dire, la Thailandia ha tante cose secondo me da poter criticare, però è anche il suo bello, insomma, questa è la Thailandia, this is Thailand. Bene, hai visto il lavoro dei nostri allenatori e non ti sei solo limitato a vederlo, perché gentilmente ti sei offerto per integrarti insieme a loro, hai insegnato a uno di loro come lavorare sul Western Boxing, che Western, la parola lo dice già da sé, non è il loro stile, è completamente diverso. Cosa hai visto in loro e come ti sei trovato a lavorare con un team? Tu sei abituato a lavorare con occidentali, come ti sei trovato a lavorare con un team di thailandesi? Ma come sono trovato? Mi sono trovato bene, è stato molto stimolante e divertente, perché comunque sia è una metodologia diversa di lavoro, di anche di insegnamento. La metodologia thai, come tu sai bene, è una cosa molto, lavora molto sulla ripetitività delle cose, delle azioni, delle combinazioni, delle tecniche singole. E non si applicano molto allo, o meglio, forse sbaglio a dire non si applicano molto allo spiegare la tecnica, hanno i loro metodi, è un metodo diverso dal nostro. Noi per forze maggiori dobbiamo seguire molto gli atleti, soprattutto i principianti, per quanto riguarda l'insegnamento dei passi, degli spostamenti. Questo per i Thai non è proprio così, hanno un apprendimento diverso, un approccio diverso all'imparare quello che gli viene insegnato, insomma, e quindi di conseguenza anche chi trasmette ha un sistema diverso. Come dicevo, appunto, ripetono molto la stessa tecnica in modo e maniera che diventi quasi un automatismo, cosa che da noi sì, c'è il lavoro per migliorare gli automatismi, però non solo quello. Secondo me sarebbe un giusto punto di incontro unire le due cose per formare dei grandi campioni, e sono sicuro che si possa fare con degli atleti Thai e un sistema di lavoro sia Thai sia occidentale, verrebbero fuori secondo me dei grandi campioni, non solo nella Muay Thai ma un po' in tutti gli sport da combattimento. Bene, hai anche questo, che quello che tu dicevi è la famosa ripetizione del gesto atletico, che è la, certo, base della scuola thailandese, certo, e che ha successo perché si parte molto giovani. Certo. Hai avuto anche l'esperienza di aiutare, stai vivendo adesso l'esperienza di aiutare Mattias per il prossimo match, che è italiano ma è stato creato dai thailandesi, quindi è stato abituato alla ripetizione del gesto atletico, e con piacere si confronta invece con un insegnamento più metodologico, più di combinazioni. Sì, cosa hai visto in lui e come pensi, come hai visto che può recepire anche questo tipo di insegnamento, e che esperienza è stata questa? Prima cosa di tutto, secondo me Mattias è un grande campione, è un grande campione, non sono certo di quello che lo dico, lo ribadisco, perché conoscendolo, allenandolo, vivendoci insieme, si vedono tante cose che magari vedendo i match, vedendo interviste o conoscendolo così di vista non si capiscono. Mattias ha, secondo il mio parere,
dei grandissimi margini di miglioramento, non che non sia forte, cioè sappiamo benissimo quello che vale, che è una superstar, che è un grande campione, però appunto anche lui, essendo qui da molto tempo, lavora molto come Tai, quindi usa molto il sistema di automatismi, di ripetizione. Quando lavoriamo insieme io sono abituato anche a parlare, sono abituato anche a spiegare, a cercare di fargli capire, sposta il piede, cambia la direzione, usa una traiettoria diversa, e lui lo fa però due, tre volte, poi dopo magari gli riparte l'automatismo classico, ma è questione di abitudine, di lavorarci. Mattias, per quanto ho potuto vedere, è un ragazzo che ha voglia di imparare e la cosa gli piace, secondo me, anzi, può essere un buono stimolo per crescere ancora. Tutto qua. Bene, e riguardo al gruppo, che quello non mi hai risposto riguardo al gruppo, come ti sei trovato integrato in questo gruppo di allenatori thailandesi? Hai fatto anche dei meeting insieme a noi, dove hai visto quando lavoriamo, come prepariamo il team, cosa, che istruzioni diamo, come sei stato accettato, ti sei trovato a tuo agio oppure gli allenatori ti hanno guardato con diffidenza? Come ti sei sentito? Ti sei sentito parte del team o ti sei sentito un po'... Ma inizialmente magari i primi giorni è stato un po' dura, non tanto per me, perché io mi immaginavo questo, quindi ero preparato a questa cosa e l'ho già provato andando a lavorare in altre palestre con altri insegnanti, quindi mi immaginavo che gli insegnanti che erano già qui mi guardassero con un occhio un po' particolare, perché comunque siamo un falang che viene e insegna e porta il suo contributo lì per lì. Poi dopo mi sono integrato abbastanza bene, insomma i ragazzi sono stati tutti bravi, cioè voglio dire, non ho avuto problemi di nessun tipo. Mac Payak che è il ragazzo che ho seguito per quanto riguarda appunto la box tradizionale, o comunque sia la box, la western box, sì, è un ragazzo fantastico. È difficile, non è facile, perché appunto ha anni di abitudine nel lavoro col sistema Thai, quindi fargli capire certe cose non è proprio semplice, quindi ho cercato di farglielo fare e di creare anche lì un po' di lavoro in automatismo per far sì che comunque sia lo faccia fare ai ragazzi, e magari la prossima volta che vengo lo troverò sicuramente migliorato e può crescere tanto. Peccato non vuole venire in Italia, se no sarei con me un po' e sono sicuro che ti rimanderei. Mai dire mai. Bene, hai vissuto anche la vita del camp legata a quello che sono tutti studenti, ma anche chi viene qua per vacanza e studio della Muay Thai, hai visto sia in Nak Muay sia a altri livelli, eccetera, l'hai vissuta nel complesso, quindi cosa hai percepito di questo? Cioè, c'è qualcosa che hai sentito si possa migliorare, c'è qualcosa che è proprio totalmente da migliorare, c'è qualcosa che tu hai... ti senti di dire di questo, diciamo, questa vita di insieme del camp, che possa adesso prescindere non soltanto la parte dell'insegnamento della palestra, ma insomma qui abbiamo anche un resort, quindi la vita insieme può averti dato spunto a qualche idea nuova oppure a qualche critica costruttiva nei nostri confronti? Ma è... Penso che poi usanza che trovi, si dice a casa mia. Io sono abbastanza abituato ad adeguarmi alle regole che ci sono nelle palestre, e quindi in questo caso in questo camp. La cosa bella è che comunque sia, appunto, come hai detto, non è soltanto un gym, non è soltanto una palestra, ma è un resort con tutto, cioè le camere sono belle, sono pulite, la piscina a qualsiasi ora, a parte la notte, che comunque sia non la userei mai. Che critica ti posso fare, Roberto? Non saprei veramente che cosa criticare. So che molti europei, molti occidentali avrebbero da criticare, ma hanno da criticare non io, ma mi è capitato di parlare con ragazzi che sono passati, che ho visto passare, che magari, ma facciamo questa cosa. Ma in qualsiasi camp Thai funziona in questa maniera qua, anzi qua è un qualcosa di diverso, è un qualcosa... in più, quindi non vedo, sai, soprattutto gli italiani sono molto critici, mi piace essere criticoni, mi piace criticare molto, anche perché capisco, magari uno che sta qui un mese, due mesi, tre mesi, e dopo viene,
c'è un po' di noia, è normale, cioè qui fai una vita da atleta, cioè non è che sì, è vero, il resort, bello, tutto, però bene o male poi alla fine quello è, dopo un mese che sei qui, due mesi, e dopo ti viene noia anche se tu avessi le giostre, cioè è normale, dai. Sì, non c'è vita notturna, vita notturna nel paese, però comunque sia è quello che c'è il mare. C'è il mare che è molto bello oggi, tra l'altro. Dopo un po' annoia. Sì, è dopo un po' il mare, quello è, insomma, se è bello è bello, poi diventa brutto anche quello bello, cioè in qualsiasi circostanza, insomma. Va bene, un'ultima cosa che vuoi dire tu a chi ti ascolterà, chi vedrà questo video, a chi deve venire a fare la scelta di un campo, deve programmare un viaggio in Thailandia e per allenarsi ovviamente seriamente, come hai detto tu, perché ovviamente chi vuole fare divertimento, non siamo noi i primi a sconsigliargli di venire qua, perché il divertimento purtroppo la sera non c'è. Ma no, ma alla fine chiama la Muay Thai, chiama il ring, è questo il suo bello, cioè non so che cosa uno possa cercare in un camp Thai, in un camp di allenamento, se non l'allenamento, il vero allenamento. Io consiglio questo camp non perché sono qui e perché mi sto facendo questa intervista, ma perché io personalmente mi sono trovato bene a mio agio, il posto è pulito, che vuol dire tantissimo, perché comunque nel camp Thai non c'è sempre quella pulizia, non c'è sempre quell'ordine, qui non c'è da lamentarsi niente, acqua calda, fredda, possibilità di fare qualsiasi cosa, qualsiasi orario. Io consiglierò questo camp ai miei ragazzi, perché comunque sia manderò qui i ragazzi quando avranno le possibilità, perché purtroppo in Italia si lavora, i ragazzi, anche gli atleti, anche gli agonisti, classe B o classe A che siano, devono potersi allenare, ma devono anche riuscire a lavorare, certo, perché se no non hanno possibilità di allenarsi. E funziona naturalmente in modo diverso e tu sai benissimo. Però nel periodo estivo sono sicuro che qualche ragazzo mio viene, qualche mio collega seguirà quello che io ho fatto, magari riuscirò a mandarti qualcuno che continua un po' il mio lavoro, molto molto volentieri. Bene, grazie, sawadee kap.